Davide, una giornata sportiva veramente importante col villaggio oggi. Ma allora, siamo arrivati alla terza edizione di Villaggio Game. Questa è Villaggio Six Game, che ci sono sei scuole, l'anno scorso erano 5, erano 5, l'anno prima ancora 4, diciamo a parte la pausa della pandemia. Sì, è una giornata di sport dove tutte le scuole aderenti al Villaggio del Ragazzo, quindi il Centro San Salvatore, il Centro Spinelli di Genova, il Fassicomo di Genova, il Formi Impresa di La Spezia, Accademia del Turismo qui di Lavagna, il Gianelli Campus, si ritrovano e come tutti gli anni in grandi sfide fra vari sport. Quest'anno abbiamo deciso un pochino di togliere il calcio, non abbiamo fatto il calcio, dedicandoci a sport minori, come si dice, anche se c'è il calcio e tennis, quindi abbiamo fatto il calcio tennis, abbiamo fatto il tennis, abbiamo fatto il tennis tavolo, abbiamo fatto un grossissimo torneo di calcio balilla, abbiamo fatto il dodgeball, la pallavolo, insomma è stato veramente, e le bocce che non, veramente le bocce, abbiamo qua delle società sportive che sono venute per fare giocare i ragazzi, per fare il torneo, per aiutarci, la Calvarese, la Chiavarese, la Cavese, sono tutte società che sono venute ad aiutarci, e il tennis tavolo villaggio che è stato presente per fare il torneo di ping pong e così via. Ed è un momento veramente bello, i ragazzi sono tutti divisi fra virgolette, sono aggregati, sono assieme, momento di aggregazione grande, sono però appartenenti, c'è un senso di appartenenza perché hanno ognuno la sua maglietta, la maglietta verde San Salvatore, gialla Accademia, blu scuro Fassicomo, c'è il rosso del Formi Impresa, l'azzurro del Gianelli Campus, l'arancione dello Spinelli, insomma è una serie di colori. E quello che mi preme dire è veramente una cosa che avevamo tanta, eravamo un po' pensierosi per il tempo e anche oggi è stata una giornata splendida e come dico veramente, che ci tengo a dirlo, penso che Don Nando qui oggi ci abbia messo lo zampino. Ecco, tra l'altro è molto bello anche la partenza, tutta, è già parlato di colori, ma queste magliette, questi giovani fanno già festa, così, prima di iniziare. Sì, fanno festa perché noi ci ritroviamo come tutte queste manifestazioni sul piazzale, dove c'è l'alzabandiera con l'inno italiano, tutti gli stendardi della scuola, ed è un momento in cui si ritrovano tutti, cioè questo ormai è un appuntamento fisso, e i ragazzi lo chiedono, i ragazzi lo aspettano e sono felici di farlo, e noi siamo felici che loro siano felici, ecco. Ecco, anche per voi, insomma, dello staff dell'organizzazione, credo che non sia proprio così facile, no? Organizzare una cosa del genere. No, non è facile, però c'è tanto entusiasmo. Io devo dire veramente grazie a tutti, perché senza stare qua a dire i nomi, perché sennò scorderei qualcuno, perché c'è stata veramente una collaborazione grande di tutti i centri, tutti i ragazzi della manutenzione, ma veramente perché poi organizzare tutti i giochi, tutta l'organizzazione, le cucine, i servizi, insomma è tutta una cosa molto grossa che però noi facciamo volentieri, ecco. Ecco, hai citato già qualcuno, vediamo gli striscioni del CSI, insomma si potrebbe dire dove c'è lo sport spesso c'è il CSI. Infatti dicevo, uno dei CSI addirittura è un partner, il nostro partner, nel senso che lui, il CSI, il Centro Sportivo Italiano di Chiavari, con il suo presidente Cristiano Simonetti, è veramente c'è una collaborazione da sempre per questa manifestazione qua, e lui ci aiuta tutti gli anni e con i suoi arbitri, anche con il suo personale, e quindi sì, veramente, ma questa è una collaborazione veramente ormai assodata, ecco. Ecco, intanto ti vediamo anche con la maglietta, con tutti, insomma, lo staff, il CSI, anche il marchio della diocesi che d'altronde è... la manifestazione, beh, questo poi la manifestazione è organizzata dalla diocesi di Chiavari in collaborazione appunto con il CSI e il Villaggio del Ragazzo, no? E quindi l'ufficio dello sport con il suo responsabile Don Paolo Zanandreis, insomma bisogna dirlo, poi lui è un pochino, non vuole apparire tanto, però bisogna dire che poi l'idea di questi giochi è grazie a lui che ci ha portato a voler organizzare questa cosa, perché lui la voleva fortemente e secondo me è una cosa che funziona. Ancora tanto sport al villaggio in questa bellissima giornata, insieme a tanti ragazzi, a tante magliette colorate. Sì, è lo sport educativo dentro la realtà formativa.
con, diciamo, gli enti collegati a noi che fanno lo stesso cammino e che sono in qualche modo cui il villaggio partecipa. È bello, bello, perché sono ragazzi, sono giovani, sono ancora minorenni, sono appassionati, poi anche sport, diciamo, non totalmente agonistici, no? Come è proprio per incontrarsi, per costruire un futuro, diciamo, di pace per l'umanità. Ecco, ci sono una nota da sottolineare, che ogni anno le scuole sono aumentate, quest'anno sono arrivate a 6, perciò una specie di mini olimpiadi con le scuole del villaggio. Sì, villaggio olimpico lo possiamo anche dire, logicamente, pensando bene alle proporzioni. E sì, adesso quest'anno abbiamo Formimpresa di Spezia, anche lì siamo soci collegati, e così fa un lavoro insieme di formazione da tempo, e adesso formalmente da quest'anno, è per quello che da 5 Games sono passati a 6 Games. Però è bella la partecipazione, è bello l'incontro fra di loro, e che sia una cosa costruttiva. È stata una bella idea di prete Paolo Zanandres nella pastorale dello sport e villaggio insieme, e speriamo che sia una bella occasione per altre situazioni simili. Ma la vittoria migliore è come si costruiscono i rapporti, come si fa squadra, come si fa sport. Non la vittoria ad ogni costo, ma la vittoria è proprio lo sport, quando è vero, quando è bello, quando è gratuito, quando è frutto di fatica, di allenamento, di rapporti con le persone. Allora questa è la grande vittoria.